Ristorante Pizzeria Santa Rosa, in via Aniello Vitale 44, a Pregiato di Cava dei Tirreni, località Santa Rosa. La Campania lotta contro il cancro. Parte il progetto a favore della ricerca oncologica, grazie all'impegno dell'amministrazione regionale che ha deciso di investire circa 160 milioni di euro per la ricerca contro il cancro, con lo scopo di produrre il vaccino definitivo e di farmaci all'avanguardia. L'iniziativa ha il nobile intento di combattere una delle piaghe della nostra società. Al progetto prenderanno parte le maggiori strutture di ricerca presenti sul territorio campano e delle strutture operanti nell'ambito del trasferimento tecnologico alle imprese. Soddisfazione espressa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca in prima linea alla conferenza di presentazione tenutasi nella giornata di ieri a Palazzo Santa Lucia. Abbiamo deciso un anno fa di chiamare tutta la comunità scientifica della Campania e tutti i centri di ricerca, i nostri ospedali, il Pascale, le nostre università, ad impegnarsi in una sfida: vincere il cancro. Impegniamo nel progetto di ricerca contro il cancro 160 milioni di euro. Abbiamo cominciato a finanziare le prime due linee di ricerca sulle tre che abbiamo selezionato. Partono da oggi i lavori nel campo farmacologico, nel campo della ricerca genetica, nel campo della ricerca contro i vaccini, nel campo anche della produzione di farmaci nuovi, perché vorremmo non solo produrre ricerca, ma tradurre questa ricerca in brevetti industriali, produzione di tecnologie chirurgiche, ma anche di tecnologie innovative per quanto riguarda la prevenzione. L'obiettivo, ripeto, è produrre in Campania il vaccino contro il cancro. Ci aspettiamo davvero risultati importanti per milioni di persone.